Le notizie di oggi, venerdì 17, a cura del Corriere di Sciacca.it. Voterò in consiglio un'eventuale mozione di sfiducia, lo dice oggi in una nota stampa il consigliere comunale Pasquale Bentivegna, che intende sgomberare il campo da inutili voci circolate in questi giorni. Bentivegna considera prioritaria la posizione di chi ha già dato in precedenza la fiducia all'amministrazione Valenti. Sulla proposta di mozione aggiunge: sarò il 12° consigliere a firmare, mentre in consiglio comunale il mio voto sarà solo il 15°. Infine si augura l'istituzione di un tavolo politico capace di creare una valida alternativa all'attuale amministrazione. 63 chili di pesce è stato sequestrato dal personale del Circo Mare di Sciacca ad un motopesca della flotta saccense. Il provvedimento è scaturito dal mancato rispetto del divieto di navigare al di sotto del limite di velocità in una zona, quella ad est del Banco Aventura, interdetta all'attività di pesca per favorire il ripopolamento ittico. Al titolare del motopesca è stata elevata una sanzione di 2.000 euro e sequestrata anche una rete a strascico. La vicenda dell'impianto MyEthanol di Sciacca finisce all'attenzione del prefetto Dario Caputo. Il sindaco Francesca Valenti lo ha incontrato per esporre la posizione del comune di Sciacca in merito alla realizzazione di un biodigestore in contrada Piana Scunchipani. La Valenti ha riferito alla massima carica dello Stato in provincia della persistente preoccupazione della città legata al progetto di realizzazione di un impianto che ha sede in una struttura industriale già esistente in un'area agricola a pochi chilometri dal centro abitato. L'imminente avvio dei lavori per il potenziamento del porto di Sciacca è un successo della buona politica, trattandosi di un progetto che ha interessato ben 4 amministrazioni comunali. Lo dice oggi in una nota stampa il consigliere comunale Alberto Sabella, che per l'occasione mette da parte le polemiche che continuano a caratterizzare la politica cittadina ed elogia il lavoro svolto dalle amministrazioni Turturici, Bono, Di Paola e Valenti. Sabella sul piano politico dice di essere convinto che la città di Sciacca possa ottenere benefici lavorando in modo unitario per il bene comune. Prova del 9 domani per il Volley Club Schittone Gioielli, capolista del campionato di Serie C di pallavolo. La squadra saccense, capolista del girone, giocherà a Milazzo contro il Media Volley, squadra che è seconda in classifica con un punto di distacco. I messinesi hanno guidato la classifica per 8 giornate, poi sono stati fermati la scorsa settimana a Terrasini e hanno lasciato il primato al sestetto di Graffeo. 2 locali pubblici di Castelvetrano, gestiti da Saccensi, sono stati selezionati per l'edizione 2020 del Dance Music Awards, una premiazione indipendente nata per individuare e valorizzare tutti coloro che operano nel mondo della musica dance. Nella categoria Miglior Disco Club Invernale d'Italia, tra i 20 migliori locali in gara figura Area 14 di Castelvetrano, mentre nella categoria Miglior Disco Club Estivo d'Italia c'è il Nirvana di Selinunt. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp